Qui vi parla Pierluigi Pardo, vi do il benvenuto per questa sfida. Con me c'è Stefano Nava. Ciao Stefano. Ciao Pier, un saluto a tutti gli amici all'ascolto. In campo oggi Frosinone e Milan. Schieramento il loro che non sembra lasciare davvero dubbi. Partono per difendersi, non vogliono rischiare. Condividi questa scelta? Non sarà il massimo per lo spettacolo, ma potrebbe essere semplicemente un modo per invitare la squadra avversaria a uscire per poi magari colpirla negli spazi. E beh, staremo a vedere. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Partiti. Perizza. Zampano. Scipsa. Perde palla. Bonaventura. C'è la deviazione dell'arbitro. E sarà calcio di punizione. Susso. Attenzione al cucchiaio. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio all'angolo. Sceglie il tocco corto. Occhio al cross verso il primo palo. La respinta di pugno. Può andare al cross. Scattata molto bene qui la trappola del fuorigioco. Questa è un'ottima organizzazione di gioco. Biglia. Calabria. C'è il tocco sulla fascia. Romagnoli. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Occhio al Pipita. Occhio a Suso. Ha calciato in porta la posizione defilata. A giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. Zampano. Scipsa. Maiello. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Bonaventura. Biglia. Calabria. Attenzione a Bonaventura. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Occhio alla ripartenza. Perizza. Fuori gioco. Offside. Tutto fermo. Jack Bonaventura. Musacchio regala il pallone agli avversari. Gran palla in mezzo. Palla ancora in gioco, pericolo.
Ciano. Romagnoli. Palla spazzata via. Krisetig. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Palo esterno e pallone sul fondo. Occasione. Zampano, cross ben intercettato, ora deve spazzarla via. Attento qui il difensore che allontana. Scipsa, prova la botta. Pallone che finisce in angolo. Splendida la conclusione dalla distanza, splendida la risposta del portiere. Ha visto partire la palla, ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Occhio al tiro dalla bandierina. Allontana il difensore su questo tiro. C'è il movimento senza palla. Cross che viene intercettato. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Tocco verticale interessante, palla che filtra benissimo. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Sarà fallo laterale. Ciano, Maiello, occhio al tiro, conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Quarto uomo esibisce la lavagna, 4 minuti di recupero. Biglia, Rodriguez, Kayanoglu, perdono palla. Zampano, si avvicina all'area, ha fermato un'azione che poteva diventare davvero pericolosa, ottimo il recupero. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Una partita equilibrata, una parità che sembra quasi inscalfibile, vero Stefano? Nel primo tempo ho visto una partita bloccata, grande equilibrio, le due squadre pensano soprattutto a difendersi, tentando il colpaccio sulle ripartenze. Se non avranno il coraggio di osare, credo. Il Milan può battere dunque il calcio d'inizio di questa seconda frazione. Pipita Higuain. Perizza. Non sbaglia qui Donnarumma. Biglia. Rodriguez. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Brutto cross, nessun problema per la difesa. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai.
capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. C'è una sostituzione intanto fra i rossoneri decisa dall'allenatore. E Kessi ad uscire, sostituito da Montolivo. Pallone interessante. Indirizza verso il primo palo. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. Bonaventura. La squadra avversaria riconquista il pallone. Musacchio. Gigio Donnarumma. Susso. Salamon. Molinaro. Buona la lettura di Musacchio. Bonaventura. Susso. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. C'è una sostituzione intanto fra i rossoneri decisa dall'allenatore. Ad abbandonare il campo è Çalhanoğlu, sostituito da Borini. È uno che dà sempre tutto quando viene chiamato in causa. Sa sacrificarsi come pochi in copertura, ma dà il meglio di sé quando può spingere e puntare la porta. Perizza. Palla larga. Ribatte il difensore. Calabria. Passaggio intercettato. Ci sono metri a disposizione. Cerca il primo palo. Tira il respinto. Sarà calcio di punizione per il Milan. Sta per arrivare il momento del cambio. Biglia. Susso. La spinta rossonera lungo la fascia. Può andare al cross. Biglia. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Check Bonaventura. Un altro ottimo tocco. Il suo passaggio è stato intercettato stavolta. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Occhio al contropiede. Si resta dunque sullo 0-0. Però ce la stanno mettendo tutta. Vogliono la vittoria. Sanno che non manca più molto ormai alla fine. Devono affrettare i tempi. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Chiedo a Matteo Barzaghi a bordo campo quanti minuti ci separano dal triplice fischio. Sul cronometro mancano 5 minuti al 90esimo. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Vediamo se crossa. Palla spazzata via. Palla vagante adesso. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Altre shot. Dionisi! Non la blocca. Dopo 90 minuti c'è parità assoluta tra le due squadre.